Ecco perché sembra più facile attrarre negatività. Salve a tutti. Quanti di voi sono più bravi ad attrarre situazioni negative e spiacevoli invece che positive, belle e abbondanti? Posso garantirvi che c'è una bella fetta di popolazione mondiale a cui succede l'esatto opposto. Per alcuni è quasi impossibile ammalarsi, impoverirsi, perdere il proprio amore, ingrassare e diventare brutti anche invecchiando. Perché qualcuno è fortunato e qualcuno è sfortunato? Voglio evitare di parlare di karma o altre situazioni derivanti da vite passate o scopi futuri. In questo video parleremo di come facciamo ad attrarre con estrema facilità tutta la sfiga che ci circonda. Come ho spiegato in altre decine di video, la legge d'attrazione, o se preferite legge di risonanza, funziona 24 ore al giorno. Quando nasciamo siamo come pagine bianche, siamo puri, siamo energia pulita. Dico anche che la mente è suddivisa in almeno tre strati diversi di pensiero. Il più profondo e primitivo è l'inconscio, dove sono nascosti gli istinti di base. Poi troviamo il subconscio e più in esterno il pensiero consapevole. Nei nostri primi anni di vita non siamo in grado di un pensiero troppo consapevole e quindi ci limitiamo ad imparare dal mondo circostante, imprimendo le informazioni che vediamo e capiamo direttamente nel nostro subconscio. Secondo studi scientifici, un bambino da 0 a 7-8 anni ha la capacità di registrare molto velocemente il proprio subconscio. La domanda nasce spontanea. Cosa avete registrato nel subconscio nei primi anni della vostra vita? Stavate con i vostri genitori o eravate affidati ai nonni? I vostri genitori erano benestanti e sempre presenti? Erano benestanti ma assenti? Lavoravano molto? Lavoravano poco? Si amavano o si sono lasciati? Litigavano molto? Le bollette venivano sempre pagate regolarmente? Eravate circondati dal lusso o dalla normalità? Gli amici dei vostri genitori erano belli e vestiti bene o erano brutti e vestiti male? Come vi trattavano? Questi sono solo pochi esempi che un bambino nei primi anni della sua vita registra e assorbe come una spugna nel proprio subconscio. Poi, quando iniziamo a crescere, oltre alla famiglia, subentra anche la vita scolastica. Come eravate a scuola? Eravate mediocri? Eravate bravissimi? Gli insegnanti come vi facevano sentire? Vi stimolavano a migliorare o in caso di brutti voti magari vi mortificavano? Anche con la vita scolastica e con le ripetizioni di comportamenti il subconscio viene scritto a dovere. Con i vostri primi anni di vita avete già registrato tantissime informazioni nel vostro subconscio e con questo subconscio si avranno già le attrazioni inconsapevoli di tutta una vita. La legge di attrazione amplifica solamente quello che avete già nel subconscio, portandovi nella vita reale tutto ciò che avete già registrato. Il pensiero cosciente crea una vibrazione che viene inviata all'universo, ma c'è da considerare che il subconscio è pensiero e quindi crea vibrazione. Il subconscio lavora 24 ore al giorno, ogni giorno, che siate svegli oppure mentre dormite, creando un'infinità di vibrazioni che arriveranno direttamente al nostro amato universo. Siete nati da una famiglia benestante? Probabilmente, direttamente o indirettamente, state attraendo benessere, visto appunto che il vostro subconscio ha registrato benessere. Siete nati da una famiglia di grandi lavoratori? Sicuramente vi starete spaccando la schiena anche voi. I vostri genitori si sono separati? Mi dispiace dirvelo, ma molto probabilmente, se non lo avete già fatto, starete attraendo proprio questo. Naturalmente sto parlando in linea generale. Solo il fatto che siete qui a vedere questo video avete iniziato a creare una nuova consapevolezza e quindi una nuova attrazione tutta da scrivere. Molti si avvicinano alla legge di attrazione perché hanno la necessità di cambiare la propria vita in meglio. Se avete questa voglia, dovete solo riscrivere il vostro subconscio con nuove informazioni.
Il primo compito da fare è sicuramente quello di individuare le vostre abitudini che non permettono il vostro benessere e magari cercare storicamente chi vi ha creato quei limiti. Una volta capita questa base, potrete agire per rimuovere dal subconscio quelle routine sbagliate e sostituirle con abitudini più corrette. Su questo canale ci sono già molti mantra e affermazioni positive che hanno lo scopo di riscrivere parte delle abitudini negative. Molti mi scrivono che è più facile attrarre eventi sfortunati che eventi fortunati. Beh, dopo tutto quello che ho detto adesso, la risposta credo che sia già stata palesata. Il subconscio in età adulta viene scritto benissimo, tramite abitudini e ripetizioni. Ogni sera ascoltate il TG magari. È un'abitudine, ormai è diventata un'abitudine. Il TG cosa trasmette? Costantemente bruttissime notizie. Il vostro subconscio cosa sta registrando? Cosa vi riproporrà in futuro? Come ho detto in passato, la legge di attrazione sta funzionando alla perfezione per ognuno di noi. Tempo fa ho letto di un uomo che è stato rapinato 15 o 20 volte nell'arco di 10 anni. E sfiga vuole che anche la sua famiglia, durante l'estate, quando lui era solo un bambino, era stata rapinata. Naturalmente io sono di parte e vedo schemi dovuti alla legge d'attrazione ovunque. Però questo tipo di casualità si ripete sempre molto spesso, sia in bene sia in male. Ci sono persone che nascono avvantaggiate e persone che purtroppo nascono svantaggiate. Io preferisco trasformare il mio svantaggio in una forza, sostituendo le mie debolezze con fede e preparazione. Ogni volta che mi accorgo di avere uno schema che mi ripropone situazioni non favorevoli, ci lavoro e cerco di rimuovere questi schemi e imparare nuove tecniche sempre più efficaci per riscrivere il mio subconscio. Ricordatevi che chi nasce avvantaggiato spesso non farà niente per migliorare la propria situazione, quindi lo stato evolutivo rimarrà invariato o addirittura potrebbe deteriorarsi. Noi, che abbiamo visto i nostri limiti, possiamo solo crescere e migliorare. È impensabile poter cambiare il proprio subconscio scritto in anni e in anni di tristezze, abbandoni, violenze e sfortune con 5 minuti di mantra o affermazioni. I 21 giorni che pubblicizzo per lo svolgimento dei miei esercizi sono il tempo di media per far registrare alla mente subconscia una nuova informazione. Una informazione di ricchezza o di benessere e abbondanza che lavora 24 ore al giorno nel proprio subconscio è un'arma da non sottovalutare. Chiedere all'universo la ricchezza inviando un pensiero positivo mentre il subconscio, nello stesso istante, sta inviando il messaggio contrario, il risultato sarà pressoché inesistente. Chiedere all'universo tanto amore quando il vostro subconscio ha registrato tristezza, litigi e tradimenti, con grande probabilità riceverete proprio quello che il subconscio ha registrato in passato, e non certo la vostra ultima richiesta positiva. Quando ho detto che la legge di attrazione è scoperta, intendevo proprio questo. Scoprite quali sono i vostri punti deboli, lavorateci, rimuoveteli, sostituite le vostre debolezze con i vostri desideri. Quando il vostro subconscio in automatico vibrerà nella direzione giusta, basterà un vostro pensiero consapevole per ricevere tutto quello che desiderate. Grazie e buona vita a tutti.